Passando da Modena Nord c'è un vecchio edificio abbandonato con sopra questo fantastico murales che veramente è la cosa più bella che ci sia, con scritto "Non è mica una gara". Quando l'abbiamo visto abbiamo detto "Ma cazzo, è vero, non è mica una gara, cioè che ognuno faccia quello che vuole". Adesso ti parlo del nostro caso, il fatto di cantare in inglese non va bene, soprattutto perché abbiamo il nome in italiano. Questa frase ci è sembrata veramente molto liberatoria, ci ha emozionati molto. Questa band è nata nel 2005 tra i banchi del liceo Sabin, vicino alla stazione. Tre di noi erano nella stessa classe, quindi una volta abbiamo deciso di fare questo incontro in una sala prove vicino al liceo e da lì è nata l'idea di fare il gruppo. Siamo partiti con le cover, quindi proprio molto tradizionale, come fanno tutte le rock band del mondo. È una band, devo dire, molto democratica, nel senso ognuno porta le sue idee. E Andrea, che è il nostro batterista, è molto timido e ha paura a mostrarsi molto. E quando ha un'idea, non dice "ragazzi, ho un'idea, ve la voglio far sentire", ma all'inizio delle prove, mentre noi stiamo cablando, stiamo attaccando le chitarre, accendendo gli amplificatori, inizia a fare di nascosto questi giri di batteria che sono fighi. E se vede che noi siamo attenti, diciamo "oh bello Andre, è una figata questa cosa", lui dice "volevo farvelo sentire eccetera". Se vede che non diciamo niente, molto educatamente si mette da parte. Il nome che abbiamo scelto è un nome che insomma ci ha inizialmente fatto innamorare appunto di questa serie B, questa mitica serie B, perché inizialmente ci siamo relegati lì, ci sentivamo di serie B, non volevamo disturbare, avevamo questo atteggiamento fin troppo umile nei confronti della musica e delle persone che ci circondavano. Ho lavorato all'interno di una redazione giornalistica nella quale ho fatto il correttore di bozze, quindi sotto mi passavano gli articoli di tutto il giornale. E un giorno mi è caduto l'occhio su questo articolo molto molto interessante che parlava della costruzione di questa statua per Quirico Filopanti, io non avevo idea di chi fosse. Ho scoperto che è la persona che ha inventato i fusi orari. Per noi quattro il viaggio è sempre stato un elemento comune e che ha caratterizzato fortemente il gruppo. Se uno va ad ascoltare l'album, un orecchio attento noterà che ci sono tanti piccoli errori, ed era una roba che volevamo mantenere proprio per fare una roba che assomigliasse più ai dischi del passato e che rappresentasse nella maniera più assoluta quello che eravamo quando l'abbiamo registrato, dato che venivamo tutti e quattro da quattro momenti difficili della nostra vita sentimentale, che si è trasformato in un suono abbastanza, secondo me, violento. Ho approfittato delle conoscenze che avevo all'interno della redazione sportiva per mettermi in contatto con il più grande portiere della storia dell'umanità, che è Dino Zoff. Quindi gli abbiamo detto "ma ci piacerebbe fare un video insieme a lei", inizialmente era un po' titubante. Poi niente, ci sono state altre due telefonate, abbiamo battezzato un giorno per le riprese, siamo andati noi a Roma, a Tor di Quinto, e c'era tutta la troupe che faceva le riprese del video che lo trattava veramente come se fosse una reliquia di se stesso, lo chiamava maestro, insomma lui in realtà è una persona buona ed estroversa, che abbiamo utilizzato gli sport come metafora per qualcos'altro, nella fattispecie nella canzone Sherpa. Il fatto di ribadire il concetto dell'Everest non riguarda lo Sherpa che deve, non riguarda soltanto lo Sherpa che deve raggiungere l'Everest, ma è una metafora della vita in generale. Che bella domanda! Il nostro Everest personale? Ah, non lo so, non lo so.
perché non ce ne frega niente della fama, non ce ne frega niente dei soldi, ci frega appunto del divertimento, quindi probabilmente il nostro Everest personale è la felicità che genera il fatto di suonare in una band, però la felicità totale, ecco, quindi se vogliamo usare un parolone, la felicità totale, il nirvana, ecco, quello.